Allora, prendiamo 5 tuorli d'uovo, solo il tuorlo, mi raccomando, lo separate bene dall'albume, altrimenti diventa frittata, e così via. Mettiamo dentro 3 cucchiai pieni di zucchero, che equivalgono più o meno a 80-90 grammi di zucchero, non tantissimo. Dopodiché mettiamo 3 cucchiai di marsala, qui prima ci sono andato un po' troppo pesante, quindi 3 cucchiai di marsala. Poi con le fruste elettriche si va a sbattere fino ad ottenere un composto spumoso e liscio. Una volta ottenuto questo risultato qui, bello spumoso, e lo zucchero sotto non lo sentite più che sgranella, ma è completamente sciolto, passiamo tutto quanto in acqua bollente. Bollente nel senso che deve sobbollire così com'è, non deve bollire come quando facciamo la pasta, ok? Deve sobbollire, si mette il recipiente sopra, non deve mai toccare la base con l'acqua, ma deve andare di vapore, ok? Mi raccomando, questa è una fase molto importante, ci vuole molta pazienza, ma il risultato avrà soddisfatto la vostra attesa. Allora, quando state sull'acqua, mi raccomando, girate in continuazione, non lo lasciate a stile frittata, lo dovete girare in continuazione fino ad ottenere la densità preferita. Bello denso deve essere lo zabaglione. Mi raccomando, man mano che la pentola diventa calda, girate sempre più energicamente, altrimenti c'è più rischio che si facciano dei grumi, che si attacchi sul fondo. Se vedete che una volta messo l'uovo, la ciotola con l'uovo sopra l'acqua, l'acqua bolle troppo, abbassate semplicemente il fuoco. Allora, eccoci qui. La densità è quella che io voglio, cioè quando vado sotto, vedete, si vede il fondo bene, non rischio, sto sull'orlo dell'attaccamento, quindi è meglio che mi fermo. Lo tiro fuori da sopra l'acqua, però lo lascio nella pentolina che rimane calda e continuo a girare fino a stemperare l'uovo. Ragazzi miei, eccoci qui, abbiamo finito. Guardate, con 5 tuorli viene uno zabaglione per 2 persone, perché comunque lo zabaglione è pesantino. Questo lo potete mettere in un bicchiere con il fondo, mettere un biscotto sbriciolato tipo digestive, come uno stile cheesecake, o altrimenti proprio mangiarlo a cucchiaio così, o con dei biscottini, dei savoiardi. Insomma, lo zabaglione è sempre buono. Continuate così fino a totale raffreddamento dello zabaglione e vi auguro una buona giornata.